Con un gol allo scadere, Carlo Ilari regala la vittoria al Teramo contro la Paganese, al termine di una gara complicata, soprattutto nel secondo tempo per i biancorossi, che centrano comunque il quinto successo in campionato. Al Torre finisce 2-1 per il Diavolo, che va in vantaggio nel primo tempo, si fa riagguantare e trova poi con Ilari per l'appunto il gol decisivo. La Paganese falcidiata dalle 7 positività al Covid trovate prima del match, tanto da far slittare la gara alle 20:30, costruisce ben poco nel primo tempo. Paci lancia Di Francesco titolare, ma non nel consueto 4-2-3-1, bensì varando il 4-3-3, con l'esterno Sant'Egidiese e Cappa ai lati di Pinzauti, mentre a centrocampo c'è Ilari sulla linea di Mungo ed Arrigoni, viste le diverse assenze. Il Teramo costruisce la prima palla gol al 14esimo, quando Pinzauti controlla un pallone che poi lascia all'esterno mancino di Ilari. Bovenzi, all'esordio in Lega Pro, para in due tempi. La rete biancorossa arriva al 22esimo e Ilari ad iniziare e finire l'azione, indirizzando un cross dalla destra di Di Francesco alle spalle dell'estremo di casa per il suo terzo gol stagionale. La Paganese chiude in pressione la prima frazione, perlomeno nelle intenzioni, non creando però pericoli. Lo spirito è lo stesso nella ripresa, con gli azzurro stellati che spingono il Teramo nella propria metà campo. Gaeta al quarto impegna col destro Lewandowski da fuori area. Il pari poi arriva al decimo. Onescu serve a centro area Guadagni, che trova dapprima l'ottima respinta di Lewandowski per poi ribattere in rete. Al 18esimo la Paganese va addirittura vicina al vantaggio con Gaeta, che gira di testa. Un cross dalla destra, non trovando però la porta. Il Teramo ha difficoltà nel proporsi in avanti, nonostante un bunino in più ad inizio ripresa. Ilari ci prova di nuovo al 23esimo, ma sarà decisivo praticamente allo scadere. Dagli sviluppi di una punizione, il centrocampista approfitta infatti della timidezza della retroguardia di casa per segnare la rete che decide il match a favore del Teramo. Il Diavolo osserverà ora un turno di riposo domenica prossima per via dell'esclusione del Trapani e tornerà in campo mercoledì 11 novembre a Catanzaro. Dal fronte Covid si sono nel frattempo negativizzati Bombaggi e Costa Ferreira, mentre Santoro, assente a Pagani, è risultato inizialmente positivo qualche giorno fa ad un test rapido e poi negativo al tampone molecolare. Probabilmente la meno bella, sì, ma... Sul gioco, sulla fase di possesso, non credo che posso pretendere di più dalla squadra, perché in linea generale è difficile affrontare una squadra chiusa, con un campo così è ancora più difficile. Siamo venuti qua e abbiamo provato a giocare, ma era complicato, era complesso, quindi se devo dire che dove la squadra deve migliorare sono sotto altri aspetti, perché se oggi devo chiedere alla mia squadra di migliorare la fase di possesso sarei un po' troppo pretenzioso per le condizioni del campo. Per quanto riguarda la classifica, è una classifica che naturalmente fa piacere a me, fa piacere alla squadra, al presidente, a tutto l'ambiente, no? Credo anche a voi che lavoriamo costantemente, no? Per la squadra. Però non va guardata, ripeterò sempre quello, perché siamo all'inizio, la squadra anche in queste partite dimostra di avere molto carattere, però c'è tanto da lavorare. Adesso affrontiamo un periodo molto difficile, Catanzaro, poi Catania, non è semplicissimo, ma detto questo la classifica è bella, perché significa che la squadra ha quel potenziale che io immaginavo all'inizio del mio percorso.